Nel silenzio, in questi giorni delle nostre case, per custodire questo sogno di ritrovare davvero nelle relazioni, nell'amore vero, il segreto di una vita spesa con il Signore. Ecco, voglio augurare a ciascuno di voi, attraverso proprio l'espressione di una canzone, quella di Vecchioni, che dice proprio così, no? Si intitola Chiamami ancora amore. Dice così un'espressione: continua a scrivere la tua vita tra il silenzio e il cuore. In questi giorni in cui siamo costretti a stare nelle nostre case, in cui ci sentiamo un po' bloccati, avvolti anche dal silenzio, questo è il tempo, come Giuseppe, di continuare a scrivere nel silenzio la nostra vita. Giuseppe non ha voluto vivere, non ha preteso di vivere la sua vita da protagonista, ma ha deciso di vivere la sua vita da giusto, da colui che ha saputo custodire questa famiglia, questa donna, questo bambino, avvolti dal mistero, ed è stato lui la custodia di questo mistero, facendolo con il silenzio, ma sapendo di custodire il cuore di tutto, ecco il segreto del Vangelo, diventando lui davvero pagina di questo Vangelo, cominciandola a scrivere lui non con parole fatte di aria, di vento, ma con parole fatte di gesti concreti, con parole fatte di carne. Aiutaci, Giuseppe, ad essere come te, davvero capaci di scrivere questa vita con il silenzio e con tutto il cuore e tutta la fede che hai saputo mettere tu.